Per stare leggeri durante la nostra missione proporrei una frittura. Ottima idea, però stai attento con quella bottiglietta d'acqua, sai, l'olio bollente e l'acqua non vanno d'accordo. Vabbè, l'olio è olio. Ma che meraviglioso colore quest'olio. E ci metto un goccino d'acqua, così... Per la miseria ai miei occhi! Miseriaccia le mie mani! Guarda quell'aereo. Dove? Davanti a me. Ah già, io mi domando se riusciremo mai più a salirci sopra e fare una missione come ai bei vecchi tempi. Io non ho più le mani, tu... Io non ci vedo. Ecco. Sarò io i tuoi occhi! Io ho le mani! E sarai le mie mani! Possiamo andare in missione? Andiamo! Oh, a proposito, visto che io non posso, apri tu l'aereo? Amici del cielo, benvenuti qui su Quei Due sul Gaming. Ora, dalla torre di controllo mi dicono che questo è un contenuto sponsorizzato in collaborazione con Microsoft. Ora, dovete capire che in casa Microsoft stanno ancora ridendo di gusto per il mio primo gameplay su Flight Simulator. E oggi andiamo a sperimentare una versione rinnovata di quella che è la mappa della nostra bella Italia, con tanti punti di interesse nuovi. Sì, assolutamente. Che cosa se li godrà uno per uno. Io vedo benissimo, tra le altre cose. No, non vedo niente, ragazzi, veramente. Sono diversi strati di carta igienica. E so solo che abbiamo il primo volo che parte da Malpensa, arriva a Linate, perché poi a Linate dobbiamo cambiare il mezzo di locomozione. Adesso partiamo con un aereo velivolo che si chiama Diamond Aircraft DA62. Lo conosco come le mie tasche questo bene, anche perché mi dovrei guidare. Sì. E partiremo da Linate, da Malpensa arriveremo a Linate, poi a Linate prenderemo il jet. Questo è un volo. Quindi adesso io direi di partire e così andiamo a farci pure un giro sul Duomo. Rilassati. Ci siamo? Sendo la torre di controllo. Allora, ti serve il mouse per il momento. Devi dirgli che sei pronto a volare. Allora, scendi leggermente verso il basso, un po' più lentamente, ancora un po'. Clicca. Ok, sei sulla pista di decollo. Sì. Devi fare una... Va bene. Allora, comincia a dare velocità. Madonna! Ok, sono abbastanza sicuro che devo togliere i freni. Devi togliere i freni? Sì. Cioè, il freno a mano non inserito? Sì, ma... Allora, stai andando bene, ma troppo a destra. Raddrizzati. Un po' più a sinistra. Sinistra! Ok, boh, là, lascia. Devi rifare la convergenza. Sinistra, non è quello... Oddio, ti sei alzato. Sì, perché a un certo punto... Oddio, ti sei alzato. Tu sei un professionista. Oh, che stai? Dimmi che okay, devo fare. Allora, non vedo veramente allora, niente. Allora, se lo so, l'aereo è leggermente verso sinistra, però va bene. Allora, alzati un po' perché stai andando verso il basso. Ok. Ora, gira su te stesso lentamente. Vai lentamente. Dove? Dove? Che cazzo? A sinistra, lentamente a sinistra. Lentamente a sinistra. No, boh, stai beccheggiando. Compensa a destra. Tirati su. E continua a compensare a destra. Puoi smettere di girarti su perché stai praticamente verticale. Buono così, allora raddrizzati. Allora stai verso sinistra, destra, gira da destra. Ma che significa destra, sinistra, destra? Destra, devi inclinarti a destra. Fai conto che stai in moto, va bene? Inclinati a destra. Oh, perfetto. Sto utilizzando. Basta così. Sto utilizzando la rotazione. Destra, poco destra. Ok, perfetto così. Ma sei un cazzo di. Alzati. Adesso correggeremo il tiro. Allora, strada facendo. C'è da dire che a me piace tantissimo volare. Basta salire. Mi sono divertito un sacco a provare le varie cose, quindi un po' di maneggevolezza ce l'ho. Ora. Benissimo. Alza poco il muso. Bene. Madonna, ragazzi! Ragazzi, siamo in quota, eh. Eh sì, ma mi devi dire dove stiamo, perché non lo so. Stiamo andando bene, siamo allineati. Dobbiamo semplicemente... Allora, conta che stiamo andando quasi in direzione giusta. Ma siamo vicini? A che? Dovremmo essere già arrivati. No. Malpensa linea. La linea è ancora molto lunga. Ma è molto lunga. Tu perché prima hai fatto le prove con i jet?
Ma pensa adesso stai in tre ruote. Basta così. Cosa? Fermo. Che significa? Sinistra. Poco. Ci sto andando, sinistra. Basta così. Ci stiamo allineando con la pista, capito? Ma vediamo il faremo anche l'atterraggio. No, adesso siamo davanti alle torri gemelle di Milano. Cioè davanti, ci dobbiamo arrivare piano piano. Allora, il viaggio ti sembra lungo? Che quella che doveva essere una linea retta è stata un fortico semplice. Ma è la prima volta. Muso un po' in su. Rialza il leggermente. Adesso compensa a destra. Inclinati a destra senza tirare su. Solo gira sulla destra senza tirare su. Perché non ci va? Non ti stai inclinando, lo sai? Così ti stai inclinando. Vai ancora. Non è che devo fare cose... Basta. In maniera violenta, no? Quando lo fai violentemente io mi dico ma dopo va. Alzati un po', poco poco, e adesso compensa leggermente a sinistra col petto e basta. Bene, così. Ma così i miei ospiti a destra? Non se la sentono proprio. Non c'è nessuno, sei solo. Muso in giù adesso, un pochino, perché ci avviciniamo a una zona di interesse. Vogliamo andare al Duomo? Sì. Ci siamo puntati contro. Rallenta un po', ok. Giù col naso poco e compensa a destra. Destra e tirati su. Ok, è perché gli voglio far vedere il Duomo da vicino, ma... Ma sono andato vicino al Duomo? Molto. Ok. Gli hai quasi fatto secca la Madonnina. Allora, linate sinistra e tira su. Conta che sei molto vicino ai palazzi. No, destra, compensa a destra, tira tutto su. Ok, buono. Sto su. Sì. Allora, poi, quando arriviamo alla pista d'atterraggio, devi far diminuire la velocità destra, proprio a manetta. Destra. Basta. Capito? Sì, ci penso io. Ma siamo vicini? Sì, molto. Ma devo rallentare? Non capisco dov'è la pista, in realtà. Cioè, nel senso, non so qual è la direzione. Ok, ho capito. Metto i flap. Ok. Scendo il carrello. Allora, diminuisci la velocità. Comincia a andare tutto a sinistra, inclinati verso sinistra. Sarà impossibile. Basta, tira su col muso. Se ci riusciamo. Tira su col muso, destra, adesso compensa a destra e tira su col muso subito dopo. Ancora un po' di compensazione. Bene così. Ora, quello che voglio è che ti compensi un altro po' a destra. Ancora un pochino, basta così. Ruota su te stesso adesso verso destra, ma lentissimamente e tira su. Basta ruotare. Compensa a sinistra, inclinati, bravo, tira su, di colpo, vai! Basta così, ruota verso destra. Mi dici che cazzo, mi dici almeno la distanza, almeno capisco. Non te la posso dire, perché non la so, non la capisco. Tira su poco. Sai che il jet dobbiamo fare. Vai, tira su. Tira su ancora molto. Fermo così, bene. Basta, tira su poco, e compensa. Ancora, tira su, basta. Ancora, tira su. Ora, vai verso destra, inclinati sinistra. Inclinati a sinistra e tira poco su. Basta andare a sinistra. Destra! Esatto. Che cosa ho preso? Sei atterrato! Ma dove sono atterrato? Ma se... Sei atterrato! Dove? Ti tira bene. Come è successo? È morto. Come è successo? Però ti giuro. Ma dovevi farmi rallentare. Non l'avevi già rallentato? No, per quello ti dicevo fammi capire che succede, io non vedo niente. Pensavo che si già rallentato. No, stavo andando a manetta ancora. Comunque mi devi dire, devo frenare. Ma se frenavi un po' male. Ma non era quello il nostro. Sì, siamo allineate. Vedi, allineate lì. Allora, adesso cambiamo aeroplano. Adesso andiamo da Linate, prendiamo il jet. E se abbiamo fatto fatica con questo, raga, sarebbe bello fare il gameplay dall'interno. Ma io già faccio una fatica boia a raccontargli le cose, perché non c'è tempo di spiegargli le cose. Tu non sai quante volte ti sei veramente rischiato di schiantarti. Tolgo il freno. Togli il freno, ok. Cambiamo inquadratura però, che mi sento perso qui. Okay. Senti che bordello. Vado? No, fagli prendere velocità. Devo prendere velocità, se no vai.
tu mi devi dire più o meno cosa dobbiamo fare, perché la velocità la devo capire io. Altrimenti sì, devo capire la velocità che devo mettere. Alzati, alzati. Basta? Basta. Inclinati a destra. Basta. Ok, ora con la lentezza incredibile ruota su. Allora, abbassa un po' il muso. Abbassa un po' il muso. Tira giù la velocità, per favore, perché così ci schiantiamo. Ok, abbassa il muso ancora un po'. È incredibile, è incredibilmente aerodinamico questo. Questo mi dà molto meno. Abbassa il muso ancora. Ancora. Basta così. Ora ruota lentamente su te stesso verso sinistra. Ancora, ancora, fallo ancora, basta! Ho fatto fa un giro della morte, Perché è troppo veloce a girarsi questo. Giù col muso, ancora, 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 ancora. Allora, diminuisco la velocità. Sì, perché è complicato. Allora, dimmi dove sto col mouse. No, no, devi inclinarti a destra, inclinati a destra prima di fare qualsiasi. Allì! Compensa a sinistra, poco poco. Vale, no, è troppo, troppo, troppo. Ancora poco, 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 poco a destra. Ok, mo puoi usare il mouse. Allora, muoviti in alto lentamente, in alto lentamente. No, un po' più in basso. Ok, bene, fai zoom out. Perfetto, a posto. Hai visto? Sì, bravo. Allora, adesso leggermente a destra, inclinati, inclinati leggermente. Basta così, madonna, questo schifo. Però, se ho capito una cosa, posso fare così. Sì, sì. Eh? Sono giusto. Sì, no, non sei giusto, sei ancora inclinato a destra, ma va bene. Va bene, no, 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 va bene, va bene, va bene. Va bene così, va bene. Bilancia a sinistra, poco poco. Ancora un po'. Basta. Bene così. Ok. Ok, non sei mai stato così ben allineato, eh. Sono sulla pista? Sì. Sono sei lungo la traiettoria, adesso puoi pompare la velocità. Sono manetta già. Giusto? Oh. Oh, no, sei molto in alto. Sono molto in alto? Sì, allora guarda. Sta andando a manetta. No, 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 ti stai per ribaltare. Sono giusto? Non lo so, stai girando da una parte che non dovresti essere. E dove? Allora, rimettiti in quadro, perché stai col muso verso il basso. Ma io stavo cercando di... Perché hai fatto sta stronzata? Eri allineato perfettamente. Rialzati, rialzati, stai andando in picchiata verso terra. Domani. Oh, come si prende velocità con questo? Vabbè, ciao. Certo, era impossibile risalire. Che è successo? Andavi al massimo della velocità piantato verso terra. Dove sono? Sono morto. Sei in campagna, ti sei piantato vicino a degli alberi. Dobbiamo rifare il tragitto. Cosa è successo? Ma siamo ancora là, stavamo! Ma perché tu parti da così? Ti ho fatto girare. Guarda che non è facile per niente. Ma dici a me che non vedo un cazzo. Ma se tu mi ascoltassi invece di fare stronzate come fare il kamikaze, saresti... Adesso saresti perfettamente allineato e staremmo andando. Ma io ti ho fatto vedere come si prende velocità. E io ti ho fatto vedere come non si prende velocità. Allora, compensa leggermente a destra, poco poco, esatto. Ancora un pochino. Cioè, con quest'aereo è meglio ruotare su te stesso che... perché c'ha troppo la violenza. Gira verso destra. Buono, buono così. Sono giusto? Sì, 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 giusto. Non ti muovere. Ma dove siamo? Siamo sul nulla, in campagna. Siamo... Basso Lazio, tutto un pastorello. Dobbiamo andare a vedere San Pietro. Allora, se puntiamo Fiumicino, andiamo verso la costa. Invece dobbiamo andare dall'altra parte. Solo che con questo qua lo vedremo proprio di sfuggita San Pietro. Allora, zoomami indietro. Allora, vai. Ok, no, no, c'eri giusto, è giusto, stavi dove stavi prima. Tira indietro. Tira indietro ancora. Boh, ok. Sei? Sì, più o meno so dove è San Pietro rispetto a Fiumicino. Anche perché abbiamo visto prima la mappina. Ma dove siamo all'Italia? Io vedo il mare alla nostra destra. E vabbè, è normale. Sì, perché stiamo andando verso il... Fammi capire, dove siamo? A che altezza dell'Italia siamo? Tu che vedi la mappa. Siamo all'altezza, stiamo andando verso Roma. Sì, ma che altezza siamo dell'Italia? Ma io che cazzo ne so? Ma che ci sta la vedi? Lo vedi più o meno? No, ci stanno le Marche, l'Abruzzo, da quell'altra parte, di là ci starà la Toscana, che cazzo ci sta l'Umbria, allora, e poi tra Lazio. Un po' arriva Avio Superficie Toscania, quindi non credo che siamo in Toscana. Non credo che siamo in Lombardia. Ma scusa, ma zoom e vedi quanto ci manca. Perché dobbiamo, secondo me, dobbiamo iniziare a rientrare. Da dove? È dentro, che siamo troppo vicini al mare.
Dobbiamo andare verso Roma. Eh sì, lo so. Vai. Ma quanto ci manca? Ma non lo so! Ma non ma mi tu la vedi la mappa! Ma non so dove è Bracciano rispetto a Roma, io che cazzo! Ma la mappa, indicativamente, se ti zoomi fuori dalla mappa, capisci dove cazzo stai. Abbassati un poco e gira verso sinistra. Certo che se me lo chiedi a me, io non ti so rispondere. Allora, dove è Bracciano rispetto a Roma? Ma non so dove sia appunto, il Bracciano, se tu indicativamente mi dici se stiamo sul Lazio. Allora, sul sei troppo in alto adesso, sei un po' troppo in alto, vedo la stratosfera praticamente. Ok, tirati giù, non così tanto. Fermo così, bene così, seguimi un po'. Ok, zoom un po' indietro la mappa, ma ti dico esattamente dove siamo. No, mi hai aumentato, devi scendere con la... Sei andato alla freccia da lì? Se non me lo dici, destra, io non destra, vedo destra, comunque. Pensavo fosse lì, invece si è spostato. Vai su. Su un pochino. Basta, vai. Ci siamo, siamo su Roma. Destra, tutto a destra! Tutto a destra! Non così. Ma si vede San Pietro? No, destra? Ma chi San Pietro? Tu non hai idea di quello che si sta... Destra, tutto a destra adesso. Tutto a destra, un po' più violento. Vanno così, aspetta. Compensa a sinistra adesso, poco. Bene così, lascia fermo. Destra. Ancora. Io credo che sia Roma perché vedo tantissimi punti di interesse. Ma siamo alti? No, siamo abbastanza bassi in realtà. Però io Roma dall'alto non l'ho mai vista, quindi non ti saprei dire. Si vedono dei palazzi? Sì, si vedono dei palazzi. Ma l'avremmo già finita Roma, perché a questa velocità l'abbiamo già passata. Oh, vedo un palazzo importante, ma non so che cos'è. Che palazzo? Non lo so, era un palazzo bello, grande, ma non credo sia Roma a sto punto, secondo me... Ma scusa, basta che lo vedi, se siamo arrivati, se stiamo sul Fiumicino, a destra... Sì, no, ma siamo in zona. Allora, allora l'abbiamo superata, qualsiasi cosa fosse finita. Ma rispetto alla mappa... Sì. Noi dobbiamo arrivare destra, compensa a destra. Noi dobbiamo arrivare a Fiumicino. Sì, lo so. E quindi Fiumicino sta qua, sì, guarda. Sì. Roma sta qua. Lo so dove sta Roma. E allora se vedi la fine della cazzo. Allora devi capire che sulla mappa non si vede niente perché ci sono tutti i nomi ammassati. C'è l'aereo sopra, io non capisco esattamente dove siamo. Ho capito, però se destra, vedi compensa. Se vedi che è finita la tratta e stiamo andando oltre dalla mappa? Sì, adesso sì, ora sì. Dobbiamo tornare indietro, se no stiamo andando a Napoli. Lo so, però devi capire che mentre io sto manovrando l'aereo va avanti, capisci? Ma se mi dici destra, che cazzo... Destra, compensa a destra e tira su col naso. Tira su il naso, tiralo su. Bravo. Tira su. Sono in stallo. No, tranquillo. Tira su, bravo. Destra, compensa a destra. Ok, perfetto. No, diminuisci la velocità. Sentivo quello di solito lo fa quando sta in stallo. No. Allora. Sono morto. Mi sono ribaltato. Andiamo. Ah, posso vedere la bellezza di questo nuovo aggiornamento? Allora, possiamo dare un'occhiata tranquillamente, senza sbroccare, perché tanto... Vuoi mettere una visuale più... Che bello! Più swaggosa. Oh! Oh, raga, praticamente... so che vi abbiamo fatto vedere... Cioè, abbiamo provato, però adesso vi facciamo vedere cose fatte bene. Hanno aggiornato la mappa italiana. Che è quella di Malta. È quella di Malta. Quindi è molto più precisa adesso tutta la visualizzazione. Però se attivate lo streaming satellitare... è veramente top. Ovviamente c'è bisogno di una certa connessione, Però, allora, hanno assolutamente aggiornato la mappa dell'Italia, l'avete visto, ci sono delle cose veramente belle. Portaci a San Pietro, vai. Ti sto portando a San Pietro. Poi potete utilizzare Game Pass, perché è gratuito col Game Pass. Sì, primo mese, adesso è un euro il primo mese di Game Pass. Noi è una vita che lo stiamo a dire. Noi siamo i primi a goderne del Game Pass, noi ci diamo l'ultimate. Date uno sguardo perché merita. Eccola lì, San Pietro. Devo rallentare. Sono giusto. Mi devo... Ma no, su San Pietro. Ma che bello che è. Hanno fatto... un super lavoro San Pietro. Se volete praticamente volare sulla vostra città,
Poi dobbiamo passare su Termoli. Allora, la nostra missione oggi era andare questo a... Questo è Castel Sant'Angelo? Non mi chiedere cose turistiche, perché veramente sono una capra. Guarda, che bello, guarda che bello, guarda. Si sente molto la sensazione di pericolo. Posso atterrare sull'acqua con questo, potrei atterrare... C'è una macchina, una Lamborghini volante. No, non atterra là. Dai! Madonna. No, ma mi piace, sono bravo a guidare. Sì, quando ci vedi. Quando ci vedo sono bravo. Comunque il... ha fatto la cagà. Oh, madonna! Che ti ho recuperato. Però guarda che al 10% sta manovra l'hai fatta io, questo l'hanno fatta le chiappe. Fatelo dire. Ok, volevo mettermi in direzione di arrivo a San Pietro. Guarda qua, guarda qua, guarda come gli arriviamo. Posso dire che il traffico di Roma è leggermente sottodimensionato in questo gioco. Sembra una cittadina, sembra un borghetto tranquillo. Guarda qua, guarda, ma questo volo davanti a San Pietro, chi te lo fa? Però se prendi l'obelisco sei morto. Roll! Lo sapevo, Attenzione, attenzione, posso atterrare bene! Allora, normalmente qui è pieno di fedeli. Avrei fatto una strage. Allora, noi ci vediamo al prossimo gameplay, dove magari, se volete rivedere un gameplay su Flight Simulator, magari possiamo vedere come hanno reso Termoli. Sì, fatecelo sapere nei commenti. Vi raccomando, il Game Pass a 1 euro, dategli uno sguardo, perché solo Flight Simulator a noi, cioè, ci piace, perché ti rilassa un bel po'. Poi se lo metti in mano a Sinergo, no, io non ho un buon rapporto con gli aerei, perché con tutti i veicoli non ho, e quindi anche con i veicoli. Mi piacerebbe farmi una tratta, mi metto lì e mi faccio una tratta. Riempi l'aereo di gente che lavora per te e non la paghi, così fai la tratta degli schiavi. Ci vediamo alla prossima, non ascoltate quello che dici.